Attimi di paura in Viale Trieste a Pesaro, una donna tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano di un hotel. Tragedia evitata grazie all'intervento dei carabinieri. Imbrattano le mura auguste di Fano, denunciati 4 giovani vandali incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Aperti i primi giorni di agosto la nuova rotatoria della Siligata, un'opera importante alla quale però mancano strisce e percorsi pedonali. Il paese dei Balocchi incontra il suo nuovo sindaco, domani sera la consegna delle chiavi dell'evento a Pino Insegno. Invito a corte insieme per Cantiano a Fano, un evento benefico tra musica e parole per aiutare il comune dell'entroterra colpito dalla recente alluvione. Buon cibo, musica e intrattenimento per grandi e piccini. Dal 18 al 20 agosto torna il Costina Street Festival al campo sportivo di Sant'Ippolito. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dal nostro sommario, erano circa le 18.30 quando il portiere di un hotel in Viale Trieste a Pesaro ha contattato i carabinieri perché una donna era sul balcone al quarto piano con l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Tutto è iniziato nella sala ristorante quando la 53enne bulgara ha scoperto alcune foto che ritraevano il marito in compagnia di un'altra donna, ipotizzando così una relazione extraconiugale. La moglie ha lasciato il ristorante e ha raggiunto la camera annunciando attraverso un messaggio al figlio l'intenzione di lanciarsi dal balcone. Immediato l'intervento dei carabinieri e vigili del fuoco che hanno imbottito il terreno sottostante ed evitato il peggio. La donna, che in precedenza aveva ingerito anche 14 pillole, è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale di Pesaro per le cure del caso. Proseguiamo con la cronaca. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 in via Monte Castellago nel comune di Pesaro a causa di un incendio che si è sviluppato nella legnaia di un'abitazione privata. Le fiamme si sono propagate al campo adiacente alla casa per un'estensione di circa 400 metri quadri. La squadra boschiva proveniente dalla centrale di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte, sul posto anche la polizia locale e i carabinieri forestali. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Fano con il personale del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Ancona e la polizia locale di Fano hanno denunciato alla Procura della Repubblica 4 giovani ritenuti responsabili dell'imbrattamento avvenuto il 5 agosto scorso mediante vernice spray di un tratto di circa 5 metri delle mura romane augustee di proprietà del comune di Fano. Durante le indagini partite a seguito della segnalazione da parte di un cittadino sono state visionate le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, dalle quali è stato accertato l'atto vandalico commesso dai 4 soggetti senza fissa dimora. Ora dovranno rispondere del delitto recentemente introdotto nel codice penale di deterioramento aggravato di bene culturale sottoposto a tutela di rilevante interesse archeologico. Nel frattempo sono state avviate le procedure finalizzate alla rimozione del danno. Parliamo della rotatoria sulla Siligata, un'opera importante da circa 900.000 euro, alla quale però mancano elementi importanti come strisce e percorsi pedonali. Inaugurata i primi giorni di agosto, la nuova rotatoria sulla strada statale 16 Adriatica all'altezza dello svincolo per Fiorenzuola e Pesaro città. Un intervento importante dal valore complessivo di circa 900.000 euro che rende più sicuro un tratto di strada spesso interessato da numerosi incidenti. La rotatoria è aperta da alcune settimane ma mancano strisce e percorsi pedonali, importanti dettagli che non sono passati inosservati al vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani.
Devo dire, più che mancano, da quello che so, ANAS non ha intenzione di farli. Quando avevamo presentato il progetto, ormai qualche anno fa, insieme ad ANAS erano previste le strisce pedonali proprio in corrispondenza della nuova rotatoria. Oltre a questo erano previsti dei percorsi pedonali che dovevano collegare questo attraversamento con sia le fermate degli autobus, ma soprattutto consentire alle persone di poter raggiungere la propria abitazione. Oggi è stata inaugurata, ma ero già andato su qualche giorno prima, non avevo visto gli attraversamenti pedonali. Pensavo fossero da fare, in realtà dopo che mi sono informato mi è stato riferito che ANAS non farà gli attraversamenti pedonali. Secondo me è un errore, l'ho detto anche all'amministrazione comunale, ho chiesto all'amministrazione comunale di convocare un incontro con ANAS perché il progetto puntava proprio a mettere in sicurezza quel punto di territorio. Da una parte sicuramente con questa rotatoria la velocità si riduce e quindi c'è una messa in sicurezza importante, però voglio solo far notare una cosa, che se uno abita da una parte della strada non può raggiungere l'altra parte della strada, cioè se madre e figlio abitano uno da una parte e uno dall'altra, a piedi non è possibile attraversarla perché non ci sono le strisce pedonali, quindi oggi è vietato attraversare la strada. Io penso che sia impensabile che una strada che ha le abitazioni da una parte e dall'altra non abbia anche le strisce pedonali per poter consentire ai cittadini di poter attraversare in estrema sicurezza. E ora diamo spazio alle vostre segnalazioni partendo dalle foto scattate da un nostro reporter di strada al campo d'aviazione di Fano, precisamente dietro al curvone. Si tratta, ha precisato il telespettatore, di due mucchi di cartongesso in due luoghi diversi ma vicini tra loro. Dei vandali, ha aggiunto, hanno rotto il cartongesso che è stato sparso a terra, poi, come potete vedere dalle immagini, hanno buttato materiali vari in mezzo ai rovi. E adesso invece vi mostriamo un video inviato da un altro reporter che chiede lavori di asfaltatura in una via nei pressi dell'ex caserma Paolini. Questa è Via dei Mille, una stradina adiacente alla caserma dietro, dove ci sono case, poi ci sono qualche negozio qui. C'è un negozio prossima apertura di parrucchiere, anche qui strada tutta rotta, marciapiedi, tutti, non lo so, tutti fatti male, segnaletica da rifare, niente, anche qui sarebbe da rifare questo pezzo di strada anche per le persone che ci abitano. E per la strada, per le persone che fanno questa strada, non è bella per niente. Buona giornata, Sindaco Seri, mi raccomando, lei è una persona che tante cose le ha fatte. E ora passiamo agli eventi. A Bellocchi di Fano fervono i preparativi per la 19ª edizione del Paese dei Balocchi. Simona Zonghetti questa mattina è andata a vedere le ultime fasi di allestimento per la manifestazione che prenderà il via domani sera. Manifestazioni più attese dalle famiglie che ogni anno accorrono numerose in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. È giunto alla sua 19ª edizione il Paese dei Balocchi, l'evento ludico, culturale e solidale che vede ogni anno scendere in campo decine e decine di volontari guidati da Michele Brocchini, presidente anche oggi al lavoro per gli ultimi preparativi, e domani si parte. Domani si parte, effettivamente, come avrei visto, fervono gli ultimi preparativi, come si dice solitamente. Domani però si parte, ci siamo arrivati anche a questa 19ª edizione, sono tante, è una storia dietro da raccontare. Domani siamo qui alle ore, prima con un anticipo alle 20 con l'orchestra giovanile Mosaico, che sono un gruppo di ragazzi capitanati da dei bravissimi orchestrali, e quindi con un anticipo, diciamo, musicale. E poi alle 21.15 abbiamo l'ospite d'eccezione di quest'anno, Pino Insegno, che poi al termine di questa chiacchierata consegneremo la fascia da sindaco del Paese dei Balocchi di quest'anno. Proprio su questo palcoscenico. Proprio su questo palco, che è nuovo, adesso ancora è in fase D, ma sarà un palco molto grande, molto bello, con un grande
Già si possono vedere luci e insomma tutto quello che di più importante avverrà quest'anno nel paese Balocchi avverrà in questo parco. E non mancheranno come sempre giochi, laboratori e spettacoli anche ispirati alla storia, all'avventura di Pinocchio. Beh, certamente, qui siamo proprio all'ingresso della Casa della Fata Turchina, che è una costruzione fatta dai nostri volontari, come tutte le altre, perché poi non mancheranno anche la balena, che ormai è la prima costruzione che ha sempre un grande successo, poi il Campo dei Miracoli, e quest'anno queste abbiamo lo sparabolle qui davanti, che sono questi oggetti sempre con i carristi, e poi abbiamo quest'anno una cosa nuova che non è di nostra costruzione, ma è il ciclotto, che è una giostra che viene movimentata con diciamo i pedali, e quindi con questa persona che si chiama Michele, e che va avanti la giostra pedalando senza quindi l'utilizzo di elettricità. Quindi una giostra sostenibile. Una giostra sostenibile, un po' come cerca di essere la manifestazione del Paese dei Balocchi. E come dicevamo anche all'inizio, Michele, è fondamentale il supporto dei tanti volontari. Assolutamente, lo puoi vedere e lo possono vedere anche i telespettatori. Chiaramente una manifestazione come questa, se non avessi i volontari che preparano tutto questo, che avrebbe intanto dei costi inaccessibili per poterla gestire. E poi mancherebbe proprio quell'anima della manifestazione, che arriva proprio dal fatto che tutte le cose vengono fatte dai volontari, a cominciare dall'attrazione, come dicevo prima, ma soprattutto tutti gli anni a rimontare le cose. È uno sforzo veramente impegnativo, e fortunatamente dal manipolo di 30 persone che eravamo all'inizio del 2004, adesso siamo, quando sono tutti attivi durante la manifestazione, 150 volontari, quindi questo effettivamente è un grande risultato. Forse più di tutti gli spettacoli e le cose che abbiamo fatto in questi anni. E ricordiamo che poi la manifestazione proseguirà fino a domenica. Sì, la manifestazione dal 17, quindi domani, al 20, e ogni sera ci sono laboratori, spettacoli, giochi, musica, e quindi varie veramente, c'è di tutto, questo grande contenitore dove si può trovare diciamo qualcosa per ogni persona, anche le persone più diverse, sì. Perché ci sono momenti di gioco, momenti anche di riflessione, insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti. Ma anche per i diversi talenti. Esatto, e anche per i diversi talenti, come il tema di quest'anno. Si chiama Invito a Corte, insieme per Cantiano, ed è l'evento di beneficenza che si svolgerà il 22 agosto alla Corte Malatestiana di Fano. Sentiamo i dettagli nelle prossime interviste. Sindaco, a un anno di distanza dal tragico evento, qual è la situazione? Sì, ecco, il paese fortunatamente non è più quello di un anno fa. Ecco, abbiamo la fortuna di avere gente tenace, la nostra, e quindi il paese è ripartito quasi al 100%. Ricordo che avevamo quasi 60 attività di impresa compromesse, ed oggi fortunatamente la quasi totalità sono riaperte. Tra l'altro, chi riapre oggi riapre meglio di prima, è commercialmente più aggressivo, con locali rinnovati. Però ecco, quello che manca al momento è la velocizzazione sui ristori dovuti chiaramente a chi ci ha messo del suo, ed ha sfruttato, ecco, anche la tanta vicinanza che ci ha sorpreso, ci ha commosso, ed è stato anche lo stimolo alla ripartenza del paese. Tanti ancora sono i problemi, quelli più importanti che riguardano il patrimonio pubblico, alcuni di quali non visibili, sui quali attendiamo le risorse per poter procedere. Però ecco, siamo fiduciosi che ecco, questa macchina di supporto, che purtroppo si incaglia con la burocrazia e rimpalli di responsabilità, possa velocizzare la messa a terra delle risorse. L'evento che si svolgerà a Fano servirà anche per non spegnere i riflettori su Cantiano e su quanto accaduto. A che cosa destinerete poi i fondi raccolti? Ecco, noi abbiamo lanciato sin dall'inizio una raccolta fondi, sfruttando questi meccanismi di solidarietà
che sono dirette proprio a quei cittadini e a quelle attività di impresa che al momento sono ripartiti grazie ai loro risparmi, grazie all'accesso al credito. Quindi stiamo già programmando una seconda distribuzione di risorse, la prima l'avevamo fatta a finire dell'anno 2022, che possa, ecco, portare nelle casse di cittadini e di impresa questi ristori in più, in aggiunta rispetto ai ristori istituzionali. Ricordando che la solidarietà, è stata la prima e la più efficace fonte e forma di supporto alle nostre attività e ai nostri cittadini. Assessore, l'iniziativa è patrocinata dal suo assessorato, un progetto, tra l'altro, possiamo dire che prosegue. Sì, è un progetto che prosegue. Siamo partiti l'anno scorso con Il Cuore nel Fango, organizzato da dei ragazzi dal punto di vista volontario, e anche questa volta ci ritroviamo che le associazioni volontari spingono l'amministrazione, di questo siamo molto contenti. Quindi l'amministrazione non può far altro che accogliere di buon grado. Ringraziamo la Carnevalesca perché si dimostra essere molto più che il divertimento a febbraio, ma è una realtà importante per la città. E due realtà che si sposano, quindi la Corte Malatestiana con la Carnevalesca, che si apre ad aiutare realtà del territorio a noi vicine. Un'altra realtà importante da cui è partita proprio l'idea è il Fano Gospel, che ci ha proposto questa iniziativa e ha coinvolto tutti. Quindi ringraziamo anche loro perché dimostrano di essere davvero un coro e di creare un coro nel territorio. Proseguiamo con gli eventi, torna a Mondolfo il 79esimo anniversario della liberazione nella Seconda Guerra Mondiale con un duplice appuntamento culturale previsto per il prossimo 18 agosto. Venerdì sera alle 21:15 al Parco della Rimembranza il ricercatore Leonardo Lagò affronterà il tema della liberazione nel Pesarese, ricostruendo le fasi salienti della liberazione dei territori compresi tra il fiume Misa e Pesaro. Il racconto delle operazioni militari sarà preceduto da un breve approfondimento sulla storia della Polonia tra il 1918 e il 1943 e sarà seguito da una panoramica sulle vicende successive alla liberazione marchigiana. Ad impreziosire la serata, l'intervento del coro dell'Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche, diretto dal maestro Stefano Olivi. Invece a Sant'Ippolito, dal 18 al 20 agosto, torna il Costina Street Festival, giunto alla sesta edizione. Siamo arrivati alla sesta edizione del Costina Street Festival, che si svolgerà il 18, 19 e 20 agosto a Sant'Ippolito. Il venerdì avremo un concerto live con la cover di Vasco, la Blasco Band. A seguire abbiamo il DJ set Alessandro Valdini con la vocalist Roxy. Il sabato avremo una serata danzante con quelli del sabato sera. A seguire il DJ set Grotto e Grotto. Ci sarà un piccolo approfondimento a metà serata dove verrà presentata la nuova squadra di calcio 5 dell'SD Giovani Sant'Ippolito. La domenica avremo la serata danzante con l'orchestra Matteo Tassi e sempre a seguire avremo l'esibizione della Dream Dance Marche. Tutte e tre le serate saranno allietate da buon cibo, buona birra, che avremo una vasta selezione di birre selezionate, addirittura quattro tipologie di birra. Tutte e tre le serate avremo artisti di strada famosi a livello nazionale e internazionale che ci allieteranno in tutte e tre le serate. Avremo giochi per grandi e piccini. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale e a tutte le attività del luogo che ci supportano per la realizzazione di questa festa. Vi aspettiamo il 18, 19 e 20 a Sant'Ippolito, nella zona del campo sportivo. Non mancate! Ci spostiamo a Palazzo Bracci Pagani, dove fino al 20 agosto è possibile visitare la mostra Terrestri, Umano verso Natura, aperta al pubblico da venerdì scorso. C'era per noi Cristiana Guerra. È uno spazio che lascia un alone di curiosità e di riflessione su un tema centrale per questo secolo, soprattutto per le nuove generazioni. Si tratta dell'esposizione e della descrizione minuziosa e dettagliata allo stesso tempo di gioielli, ideata da Paolo Gambarelli, l'architetto fanese alla continua ricerca di nuove forme espressive e prospettive legate ad un'arte da indossare.
Presso lo spazio Bracci Pagani è possibile ammirare le collezioni create dall'artista, pezzi unici realizzati sfruttando la propensione per le attività manuali. Il titolo della mostra è Terrestri, umano verso natura, innanzitutto perché la scelta di questo titolo? Dunque, questo titolo nasce da una ricerca che ho iniziato un paio d'anni fa su questo tema, che è sostanzialmente quello del rapporto uomo-natura. Su questo tema qui, diciamo, tutta questa mostra e questa ricerca che sto facendo da qualche anno sulla dimensione figurativa del gioiello, in particolare del gioiello contemporaneo, cerca di dare uno sguardo, di dare una in qualche modo una visione a una serie di aspetti legati agli aspetti economici, agli aspetti sociali, culturali, no? Sono circa una quarantina di gioielli, ciascuno dei quali indaga un aspetto, no, di questa tematica. Possiamo dire tranquillamente che il gioiello contemporaneo in qualche modo accetta, no, qualsiasi tipo di materiali, quindi possono essere preziosi piuttosto che materiali di qualsiasi tipo, dai metalli alle resine, alle pietre, quindi senza nessuna, come dire, vincolo, no? Diciamo che poi di fatto è un vincolo figurativo, e quindi a questo punto, usando diverse tipologie di materiali, noi possiamo interpretare nel modo più libero, no? C'è un pezzo a cui è più legato? E si chiama Idealista, e sostanzialmente è una spilla, come vedete, che ha due componenti, il metallo e la pietra, no? La pietra è rotta e frantumata, questo taglio, questa cesura è unita da degli elementi metallici. Che cosa rappresenta? Sostanzialmente è la natura che viene rotta, frantumata, no? Poi è unita del metallo. Si chiama, il suo nome è Idealista, proprio perché è una spilla che crede che le fratture del nostro mondo naturale possano ancora essere cucite, ricucite, con del metallo prodotto dalla nostra umanità. In questo senso pone, no, questo tema, no, il metallo che noi abbiamo prodotto nella nostra evoluzione, nel nostro progresso, sarà colui che è destinato a ricucire le fratture del nostro mondo naturale, e quindi del cambiamento climatico, oppure è un'altra, non dà soluzione ma pone domande. La mostra inizia oggi con orario sempre serale e fino al 20 è sempre visitabile, insomma. Dopo di noi le previsioni del tempo, e domani mattina alle ore 7 torna Occhio ai Giornali con Massimo Foghetti. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada Baifano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.